Lettori e lettrici, bentornati sul mio canale, qui io sono Xadis5 e questo è un consigli letterari. Saluto e ringrazio tutti i nuovi iscritti e spero di non deludervi. Sigla! Atmosfera si respirava per le strade di Roma? Cosa provava un gladiatore nell'arena del Colosseo? Quali erano i segreti delle matrone per farsi belle? Che cosa si mangiava durante i banchetti? È vero che spesso finivano con delle orge? Molti libri parlano della storia dell'antica Roma, ma nessuno come questo è in grado di catapultare il lettore nell'atmosfera quotidiana della capitale dell'impero, dandogli realmente l'impressione di trovarsi nelle case o tra la folla delle strade. Per scoprire e indagare tutte le curiosità e i piccoli dettagli della vita dei suoi abitanti. La straordinaria esplorazione guidata da Alberto Angela, con la chiarezza, la competenza e il fascino del grande divulgatore, dura 24 ore e inizia all'alba di un giorno qualsiasi del 1215 d.C., quando Roma è al culmine della sua potenza. Un racconto coinvolgente, ricco di atmosfere affascinanti e aneddoti curiosi, che condensa nell'arco di una giornata il risultato degli studi storici più rigorosi e dei dati raccolti in oltre 15 anni di riprese sui siti dell'antica Roma e del suo impero. Come sicuramente avrete capito, vi sto parlando di Una giornata nell'antica Roma di Alberto Angela. Come sottotitolo è Vita quotidiana, segreti e curiosità. Come c'è scritto appunto nella trama, questo libro veramente ti catapulta all'interno appunto del libro, della storia e di quel periodo, perché veramente io quando lessi questo libro mi sono sentito veramente come se fossi lì presente in quel periodo, in quella giornata, per le strade, per le case di Roma. Ed era veramente come se fossi lì che vedessi tutto con i miei occhi, ma con una sorta di, diciamo, voce guida costante, una specie di guida turistica, che mi spiegasse, mi raccontasse quello che stavo vedendo e quello che mi stava accadendo attorno, ma facendolo in un modo come se io fossi comunque partecipe di quello che stava accadendo attorno a me. Non c'è molto da dire al riguardo, veramente questo è un libro che vi catapulterà appunto in questa giornata fantastica che veramente vivrete quando leggerete questo libro. Inoltre i capitoli non sono nemmeno molto lunghi, appunto, ci sono dei disegni, tipo questo. Poi comunque ci sono appunto delle foto a metà libro, più o meno. Ci sono diverse foto, ci sono anche dei vari disegni che adesso veramente non riesco a trovare, ma ci sono parecchi disegni, ecco, questo, che appunto aiutano a immedesimarsi, aiutano a farvi entrare nella storia, quindi grazie anche alle fotografie e ai disegni riuscite a vedere meglio, diciamo, con i vostri occhi quello che andrete a leggere, quello che veramente vivrete leggendo questo libro. Quindi veramente poi Alberto Angela scrive veramente bene, in un modo molto semplice, appunto come dicevo prima. Mi sembrerà di avere una guida turistica che vi parla, ma non una guida turistica senza, cioè, togliere alla bravura, alla professionalità delle guide turistiche dei musei in generale, ma questa guida turistica in particolare è più un amico che vi porta a vedere le cose della città più belle, vi racconta quello che sa riguardo appunto quel monumento, qualsiasi cosa, insomma. E quindi Alberto Angela riesce a fare questo lavoro, riesce a portarvi con sé raccontandovi delle cose appunto
che erano successe a quel tempo, riesce a raccontarvi veramente per filo e per segno tutto quanto, senza essere per niente pesante. Vi accompagnerà appunto per le strade di Roma, vi porterà dentro le case dei romani, vi farà appunto pranzare, vi farà andare alle terme, vi farà farà vedere la colazione, entrerete, andrete, assisterete a un combattimento di gladiatori, e nell'assistere avrete appunto, diciamo, questa sorta di voce fuori campo, ma che sentirete veramente molto presente, come se foste veramente un vostro amico che vi sta raccontando, che vi sta portando in giro per la sua città, insomma, come una persona che veramente ci vive da tempo e vi sta facendo fare il giro turistico appunto di quella città. Io direi che il video si può concludere qui. Vi consiglio veramente tantissimo di leggere questo libro, mettete un bel mi piace, fatemi sapere nei commenti se avete letto questo libro, se vi è incuriosito e soprattutto cosa ne pensate voi di questo libro, se l'avete letto. Mettete un bel mi piace, l'ho già detto, condividete questo video sui vostri social network per far conoscere questo fantastico libro ai vostri amici, ma soprattutto ricordate che leggere fa bene alla salute.